molti perché poi alle 2 inizia Commissione Esteri. Noi ringraziamo e siccome c'è l'ambasciatore dell'Egitto e dovremo parlare della prossima politica di cooperazione mediterranea, anche questi temi è bene che li senta questo ambasciatore. Ma intanto due parole sull'intergruppo Salute Globale e Diritti delle Donne, intergruppo di cui fa parte anche Valeria Fedeli, perché è un gruppo che comprende deputate e senatrici. Non ci dispiacerebbe se ci fosse anche qualche deputato e senatore, ma non c'è, vabbè, ci arriveremo. Allora, perché salute globale? Globale vuol dire davvero due cose, globale nel senso di salute, ma anche dimensione globale di questo tema, e in collaborazione con Aidos, con la ex presidente ma e fondatrice di Aidos, dove abbiamo fatto un grandissimo lavoro, perché è stato proprio Aidos e in particolare Daniela Colombo che mi ha chiesto di occuparmi di questo tema. Allora, salute globale perché i temi delle donne in generale e i temi della salute in particolare, ma davvero sono temi comuni a tutte le donne del mondo, con delle specificità che diventano però sempre meno specifiche, perché la globalizzazione fa circolare magari i finanziamenti, i capitali e i problemi. Allora, salute globale, di che cosa ci siamo occupati? Di mutilazioni genitali femminili, che riguardavano prima certi paesi, ma adesso ci riguardano abbastanza direttamente, di matrimoni precoci e o forzati, e di solito le due cose coincidono, e la nostra è azione di denuncia, ma anche propositiva. E a proposito di azione propositiva, recente, voi sapete che ieri si è concluso il G7 a Delmau in Germania, e come componenti questo gruppo abbiamo partecipato a Berlino ad una iniziativa che ha visto partecipare, visto presenti 90 parlamentari di 50 diversi paesi del mondo, paesi dei G7, dei G20 ed altri paesi, perché volevamo elaborare una piattaforma, un qualche cosa da presentare agli Sherpa dei G7. E allora abbiamo lavorato per 2 giorni, collaborando, a volte anche polemizzando, perché mica tutti hanno l'approccio laico ai problemi, perché questo è un dato di fatto, lo sappiamo bene, e abbiamo steso un testo, un appello, che può essere riassunto in 4 capitoli. Allora, il tema era She Matters, la donna importa, e allora il nostro appello riguardava la vita autodeterminata, le vite delle donne autodeterminate, quindi la richiesta del principio del rispetto del corpo delle donne e dell'autonomia, naturalmente con tutto quello che ne consegue, l'accesso ai diritti sessuali e riproduttivi, quadri legislativi nazionali, regionali e globali per combattere le pratiche harmful, non so come si dice, dannose, matrimoni precoci matrimoni precoci forzati e le mutilazioni genitali o tutte le altre forme che in teoria sono norme, conseguenze di norme sociali e tradizionali, ma di fatto sono violazioni dei diritti umani delle donne, ad esempio lo stupro dentro il matrimonio. Allora, vite autodeterminate, vite sane, è inutile che spieghi perché, vite produttive e poi un impegno per il finanziamento allo sviluppo. Abbiamo fatto questo lavoro e poi abbiamo portato questo nostro lavoro in Italia, e cosa abbiamo fatto? Abbiamo predisposto una mozione che è stata sottoscritta dalle componenti del nostro gruppo e da qualche altra parlamentare, e la presentiamo chiedendo questo impegno alla Ministra degli Esteri e alla Ministra della Salute. Ma abbiamo anche fatto quest'altro tipo di lavoro, una sorta di azione di lobbying. Siamo andati cioè dallo Sherpa italiano e gli abbiamo detto: noi a Berlino abbiamo consegnato questa piattaforma allo Sherpa tedesco, ma chiediamo lo stesso impegno allo Sherpa italiano. E facendo questo lavoro di coordinamento forse riusciamo ad essere più efficaci nelle nostre azioni di lobbying. Ma quello che ci interessa fare come gruppo Salute Globale e Diritti delle Donne è davvero avere questo approccio olistico e globale, perché il tema della salute non va spezzettato né per tema e nemmeno per regione. Un esempio: matrimoni precoci. Noi organizzeremo per il 23 di giugno, cioè tra
non questo martedì, ma martedì della prossima settimana, una iniziativa nella sala del refettorio alla Camera. Ed è un tema, tu dici, matrimoni. Sì, ma la prima cosa che a me viene in mente pensando ai matrimoni forzati sono le conseguenze dei matrimoni precoci sulla scolarità e sulla salute delle donne. 20.000 ragazze, perché così sono, si sposano ogni giorno, no, e partoriscono sotto i 18 anni. E andando avanti di questo passo ci saranno circa 3 milioni di ragazze bambine sotto i 15 anni che partoriranno. Non può essere, le conseguenze sono atroci sulla loro salute e anche sulla scolarità e quindi anche sulla loro vita sociale futura. Ecco, ci stiamo impegnando su questo. Grazie. Ciao.